Milano è una città che merita di essere scoperta, ma soprattutto riscoperta, come la chiesa che si trova alle mie spalle, la chiesa di San Bernardino alle Ossa. Al suo interno la cappella dell'ossario, completamente rivestita di ossa umane, ma con Milano sotterranea e sconosciuta oggi andremo a scavare molto più a fondo. Infatti al centro della chiesa si trova una botola che ci condurrà alla scoperta della cripta dei Disciplini. Nei pressi della Basilica di Santo Stefano Maggiore, poco oltre al celebre Duomo, è noto l'ossario di San Bernardino alle Ossa, meta di numerosi turisti e reso suggestivo dalle migliaia di ossa umane che decorano le sue pareti. Ma la chiesa adiacente nasconde un ambiente ancora più suggestivo quanto inaccessibile, la cripta dei Confratelli. Ambiente misterioso e visto da poche persone che ha alimentato numerose leggende e ipotesi sulla sua forma e contenuto. Sepolcreto dei Disciplini, scoperto nel santuario di San Bernardino l'8 ottobre 1931. Costruito contemporaneamente al santuario, servì fino al 1790 come sepoltura dei membri dell'antichissima confraternita dei Disciplini, la quale aveva in custodia l'ossario che risale al 1210. In quella zona, nel 1145, venne costruito un ospedale ed un piccolo cimitero, ben presto affiancato da un modesto edificio realizzato per contenere i corpi in esubero. Pochi anni dopo, nel 1269, verrà realizzata la piccola chiesa accanto all'ossario per favorirne il culto. Sarà durante i lavori di ristrutturazione del 1679, ad opera dell'architetto Giovanni Andrea Biffi, che l'ossario verrà decorato con teschi e tibie, creando un'arte macabra ma ricca di suggestione. La chiesa originale subirà poi un incendio nel 1712 che ne obbligò la ricostruzione. Riedificata a pianta ottagonale da Carlo Giuseppe Merlo, venne dotata di una stanza sotterranea in cui seppellire i corpi dei Disciplini. La confraternita dei Disciplini, composta da laici dediti alla preghiera, alla penitenza e all'autoflagellazione, sorse probabilmente agli inizi del XV secolo, ma in breve tempo ottenne la completa e totale autonomia nella gestione e nell'amministrazione della propria chiesa. Tra le loro opere di carità più importanti, vi era quella di occuparsi del funerale e della sepoltura dei poveri, nonché di dare conforto ai condannati nei terribili attimi antecedenti l'esecuzione. Con l'emendamento del 20 aprile 1786 l'ordine verrà soppresso. All'interno della chiesa attuale, sul pavimento davanti all'altare, si vede una grata in metallo che reca una targa in ottone. Rimossa la grata si accede, tramite 10 stretti gradini, alla cripta, caratterizzata da 21 seggi ricavati in altrettante nicchie, sui quali venivano deposti i corpi dei Disciplini. Questi venivano seduti sugli scranni con il volto coperto dal cappuccio del loro saio. Ogni nicchia riportava un'umile targhetta di legno con il nome del confratello. È possibile notare che ogni seggio, realizzato in muratura, è caratterizzato da un condotto verticale al centro della seduta che aveva il compito di convogliare i liquami organici e cadaverici che sarebbero fuoriusciti dal corpo durante la fase colliquativa di decomposizione. Questo condotto verticale, raggiunta la quota del pavimento, si immette in un cunicolo quasi orizzontale che vede luce alla base della seduta stessa e capace di immettere le sostanze organiche e liquide sul pavimento della stanza. Il pavimento è realizzato con una discreta pendenza che conduce verso un pozzetto di dispersione sul quale è stato posizionato un cippo sormontato da una grande croce in metallo ormai arrugginito in posizione decentrata rispetto agli assi della camera sepolcrale.
Al termine dei processi degenerativi, le ossa venivano poi lavate e riposte. Questa tipologia di ambiente prende il nome di putridarium. La disgregazione delle carni a favore dell'imperatura liberazione delle ossa, simbolo di purezza, rappresentava la purificazione dell'anima dalla contaminazione materiale. La nostra esplorazione ha anche evidenziato come alcuni dei resti presenti in questa cripta siano stati utilizzati in tempi recenti per studi medici. Alcuni teschi appaiono chiaramente bolliti, pratica resa necessaria per distaccare completamente i tessuti dalle ossa e pulirle. Un cranio risulta essere stato scalottato tramite un seghetto e presenta chiare scritte in matita, mentre, in un paio di casi, abbiamo notato delle molle metalliche e dei fili di ferro a fissare le articolazioni della mandibola. Questi interventi dovrebbero essere successivi al 1931, anno in cui la cripta venne riaperta. È ormai risaputo che il globo terrestre è attraversato da linee energetiche le cui intersezioni vengono definite nodi. Templi, non solo, anche chiese e luoghi sacri sembra che siano stati edificati proprio su questi nodi energetici. Una leggenda milanese narra che ad esempio la chiesa di San Bernardino alle Ossa sia stata costruita proprio su uno di questi nodi energetici e sotto la chiesa di San Bernardino alle Ossa ci sia un pozzo sotto il quale scorri dell'acqua energetica e magica. Nel momento in cui sei entrato all'interno della cripta dei Disciplini, per caso hai notato qualche cosa che ti abbia potuto dare così motivo che ci sia effettivamente questo pozzo, cioè è realtà oppure leggenda? All'interno della cripta dei Disciplini di San Bernardino alle Ossa esiste un pozzetto, che però in realtà, come si è visto nel video, è un pozzetto di dispersione, quello che raccoglieva i resti liquami cadaverici di queste persone per poi disperderle. Non sappiamo dove, perché non abbiamo avuto modo di sondare ed esplorare la sua prosecuzione. Però, sempre all'interno della chiesa, abbiamo potuto esplorare le cantine e gli altri ambienti sotterranei. In uno di questi vani abbiamo trovato i resti di un pozzo ormai occultato da una lastra di pietra. Si evince che sotto c'è un pozzo, addirittura era stata installata una pompa meccanica per portare sull'acqua, ma non sappiamo nulla di più perché al momento purtroppo non è ispezionabile. La maggior parte delle grandi città sono ricchissime di sotterranei. Ad esempio Luigi, abbiamo notato proprio con te che hai visitato diversi sotterranei, tra cui quelli di Milano e tra cui appunto quelli del Castello Sforzesco che abbiamo visto in una delle precedenti puntate. Però ci sono anche diverse leggende proprio dedicate a Milano e sui suoi sotterranei. La più famosa forse in assoluto è quella del Duomo di Milano, dove sotto alle sue fondamenta sembra addirittura che ci sia un lago, ma non un lago qualunque, perché ci siano anche le fondamenta di un tempio di Minerva, di un antico tempio di Minerva, con addirittura tutto un colonnato attorno. Cosa ne pensi? Leggende che parlano di corsi d'acqua sotterranei o di laghi sotterranei sono un po' diffuse capillarmente in tutto il territorio nazionale, non solo relative a Milano, ma comunque legate a chiese importanti, chiese grandi. Come per esempio, io sono di Vercelli, ti posso dire che sotto l'abbazia del Sant'Andrea di Vercelli dovrebbe, secondo le tradizioni popolari, esistere un lago sotterraneo analogo a quello del Duomo di Milano. Ora, l'unica conferma che si può avere è quella sul campo, cioè avere la possibilità di ispezionare o esplorare o addirittura eseguire uno studio, uno scavo stratigrafico per vedere effettivamente che cosa può esistere. Ha senso il discorso di aspettarsi un tempio precristiano antecedente sul quale poi venne edificata una struttura legata alla nuova religione? È difficile però capire effettivamente se la presenza di acqua possa essere un fontanile o per esempio un ambiente artificiale realizzato dall'uomo. In tanti casi si sono trovate delle cisterne e quindi una cisterna sotterranea piena d'acqua può creare poi il mito del lago. Nel caso specifico del Duomo possiamo anche ipotizzare un piccolo porto che era stato adoperato nell'antichità dalle navi che scaricavano i materiali per la sua costruzione, quindi al momento sono solo ipotesi.